Il giorno 13 maggio, una folla oceanica di mezzo milione di fedeli ha assistito alla messa celebrata da Benedetto XVI nel santuario di Fatima, nel giorno anniversario della prima apparizione della Madonna ai pastorelli, avvenuta il 13 maggio 1917. La messa di Josef Ratzinger ha battuto tutti i record di affluenza. Nel 2000, durante l'ultima visita di Giovanni Paolo II, che aveva anche proclamato la beatificazione dei piccoli veggenti, Giacinta, Francisco, Martos, i fedeli erano stati 400.000. Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa, ha detto Benedetto XVI, nell'omelia della messa celebrata sulla spianata della cova di Dairia, denunciando il ciclo di morte e terrore che l'umanità non riesce ad interrompere. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l'umanità sin dai suoi primordi, ha sottolineato il Papa, facendo riferimento all'uomo che come Caino uccide i suoi simili. L'uomo, ha aggiunto il Papa, ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad interromperlo. La profezia di Fatima è anche un alto messaggio contro i gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo. Con la famiglia umana pronta a sacrificare i suoi legami più santi sull'altare di gretti egoismi di nazione, razza, ideologia, gruppo, individuo, è venuta dal cielo la nostra madre, benedetta, offrendosi per trapiantare nel cuore di quanti le si affidano l'amore di Dio che arde nel suo. Lucia, Francesco e Giacinta, i tre pastorelli, avevano 10, 9 e 7 anni rispettivamente. Il 13 maggio 1917 era una domenica luminosa. Subito dopo mezzogiorno, i tre bambini si avviarono verso la campagna portando le loro greggi. Arrivando al posto chiamato Cova d'Airia, lasciarono le pecore a pascolare e si misero a giocare innocentemente. All'improvviso furono sorpresi da un raggio di luce così forte che credettero si trattasse di un lampo. Impauriti, corsero giù fino ad alcuni alberelli per proteggersi. Allora videro splendere un nuovo bagliore ancora più intenso. I bambini si fermarono allibiti. Sull'alto di un leccio di un metro di altezza videro una sfera di luce con al centro una signora. Era, secondo le loro parole, una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno d'acqua pura, attraversato dai raggi del sole più ardente. Il suo volto indescrivibilmente bello non era né triste né allegro, ma serio, con un tono di dolce rimprovero. Le vesti parevano fatte soltanto di luce. Dalla mano destra pendeva un rosario. I tratti della fisionomia Lucia non ha mai potuto descriverli perché le fu impossibile fissare il volto celestiale che abbagliava. Non abbiate paura, disse la Madonna, aggiungendo: sono del cielo. Sono giunta per chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. E ritornerò ancora qui una settima volta. E realmente la Madonna tornò tutti i mesi fino al 13 ottobre. In quel giorno la Santissima Vergine volle dimostrare al mondo intero che le apparizioni erano vere, compiendo un grande miracolo al quale presenziò una folla di 70.000 persone convenute alla cova d'Airia. Mentre si elevava, la Madonna aprì le mani e fece riflettere il sole su di esse. Era piovuto durante tutta la giornata, gli spettatori erano bagnati,
ma in quel momento le nuvole si aprirono, lasciando vedere il sole come un immenso disco d'argento. Brillava con una intensità mai vista, ma non accecava. Lucia a quel punto esclamò: «Guardate il sole!» L'immensa palla cominciò a ballare. Come una gigantesca ruota di fuoco, il sole girava velocemente. Quindi il suo orlo divenne scarlatto e si allontanò nel cielo, come un turbine, spargendo rosse fiamme di fuoco. Finalmente il sole tornò zigzagando al punto da cui era precipitato, restando di nuovo tranquillo, splendente, con lo stesso fulgore di tutti i giorni. Molte persone notarono che le loro vesti, inzuppate dalla pioggia, si erano improvvisamente asciugate. Anche i cuori più induriti dovettero piegarsi davanti al miracolo. Che cosa disse la Madonna a Cova da Iria? Il messaggio era assai semplice. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi come atto di riparazione per i peccati da cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sacrificatevi per i peccatori. Recitate il rosario tutti i giorni. Dunque, penitenza e preghiera. Penitenza perché il mondo si comportava male, si era allontanato dalle vie di Dio. Preghiera per la sua conversione affinché potesse tornare sulla strada giusta. Però la parte più importante del messaggio fu comunicata il giorno 13 luglio. In quell'occasione, la Madonna rivelò un grande segreto composto di tre parti. La prima parte fu la visione dell'inferno. Aprendo le mani, la Madonna mostrò ai bambini l'inferno, dove i condannati ondeggiavano nell'incendio tra grida e gemiti di dolore e di disperazione. La seconda parte del segreto che Nostra Signora rivelò conteneva varie profezie. La Madonna disse loro con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per evitarlo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se farete quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel regno di Pio X ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà per avvertirvi che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e di persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedire tutto questo, vengo a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se si ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà pace. Diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate. Infine, il mio cuore immacolato trionferà.